un settore che si conferma in crescita e sul quale conta molto la Toscana e anche la provincia di Arezzo, quello dell'agriturismo. Qui in mostra ad AgriTour 2017 al Centro Affari e Convegni di Arezzo il meglio appunto di questo settore, e tra un prodotto tipico e l'altro da poter assaggiare e anche, perché no, comperare, scopriamo alcuni antichi mestieri che stanno letteralmente scomparendo. Beh, innanzitutto noi possiamo andare a sostenere tutte quelle attività volte alla sostenibilità ambientale che queste imprese stanno portando avanti attraverso attività dei PSR, attraverso tutti i progetti mirati appunto allo sviluppo territoriale. Secondo luogo possiamo e dobbiamo andare a dare più spazio a questo settore come un settore turistico vero e proprio, che possa in qualche modo arricchire la proposta culturale italiana e di una ricezione di alto livello. E in questi anni noi abbiamo visto una crescita sotto questo profilo enorme che ci fa ben sperare, perché appunto è un turismo oggi consolidato, sano e che dà quella grande soddisfazione al turista di vivere una vera e propria esperienza. Ma diciamo che gli agriturismi della Toscana vanno per la maggiore, sono circa 5.000 sui 22.000 italiani, quindi sicuramente Arezzo fa la parte del leone, magari più nelle vallate che la città vera e propria, però è ovvio che tutto quello che in questo momento è rappresentato in forte crescita e in forte anche consolidamento, con un grande numero, circa il 45% di imprese femminili, ha bisogno però di un nuovo volano di investimento, perché si è fermato il periodo in cui venivano recuperati casolari, venivano recuperate campagne. La bellezza dell'Italia è data da campagne antropizzate, non da campagne abbandonate. E ad AgriTour 2017 scopriamo la prima casa con le mura di paglia costruita a Capolona e ancora uno degli antichi mestieri, quello dell'impagliatore, che sta scomparendo. Ma io credo che in provincia siamo rimasti in due, credo. Sia l'impagliatore che la costruzione della sedia a mano. Questa non è l'attività principale, è un hobby. Dove l'ha imparato? La terza generazione, per fortuna.